Abbiamo conosciuto Patrizia Del Vecchio, proprietaria della gioielleria Prestige. Patrizia, da quando era piccola, coltiva una passione: creare gioielli fatti a mano con diversi tipi di materiali, come tessuti e perline. Avevo 10 anni e mi dilettavo a prendere i corallini sulle maglie di mia madre e praticamente di là le assemblavo con dei fili di rame, a modo di creare degli orecchini, delle collane, ma in modo fai da te e in modo vezzoso, perché io sono stata sempre un po' vanitosa. E in realtà ho cominciato con la mollica di pane a creare delle piccole roselline. Infatti il fiore che distingue i miei gioielli, perché mi piace assemblare un po' sia la pietra è abbinata a queste rose fatte di pasta di mais. In realtà poi, infatti, dalla pasta di sale sono passata a questo materiale che è inalterabile, diventa quasi una resina che dura nel tempo, e di là ho assemblato materiali, sono andata via via cercando sempre la novità, quella creatività che ti stimola a fare sempre di più e che non ti sazia, e devi creare, devi stupirti e stupire. Questo è il colore originale, cioè questa è la... il colore naturale della pasta di mais, e poi la dipingo con del colore acrilico. Mi piace anche assemblare, ma anche creare da scarti di tessuto. Ad esempio questo era un golfino in lurex che ho sfilato tipo Penelope, e poi ho assemblato con queste pietre che sono Swarovski, e questo invece è calcedonio, e ne ho creato una collana. Anche questi orecchini sono il frutto di questo filato abbellito ancora di più con degli Swarovski, quindi pietre semi-preziose e preziose. Queste sono due acque marine. Mi sono aiutata con i libri e poi con l'approccio di internet, anche lì mi sono data da fare, ho catturato i trucchi del mestiere. Ama le sfide, ama mettersi in gioco, sperimentando insieme alle sue clienti nuovi bijou unici nel loro genere. Amo osare e soprattutto le sfide mi piacciono, quindi quando viene la cliente e dice mi devi realizzare questa spilla che deve essere tutta un luccichio con questi componenti, allora io è uno stimolo per me a fare di più e a non mollare, perché la creatività è infinita. Inoltre Patrizia ci ha svelato il suo processo creativo. No, non lo disegno, lo immagino. Io non amo disegnare, sono un artista, appunto, non lo so, mi definisco artista, passatemi il termine, perché viene tutto di impulso, tutto di getto, non ho bozzetti. L'unicità di Patrizia risiede proprio in questo, fare della sua passione un lavoro, dando un'aggiunta alla gioielleria con le sue creazioni personalizzate.